La storia della diocesi di Locri-Gerace trova con questo secondo volume di Enzo D'Agostino un compimento scientificamente corretto, portato in essere con una grande scientificità. Possiamo dire che la storia della diocesi si intreccia con quella che è la vita delle nostre realtà locali. Il popolo e la Chiesa diventano un tutt'uno. La Chiesa ha avuto ed ha un grande merito nel dare e nell'assolvere un compito non soltanto di civilizzazione, ma nello stesso tempo di una grande pietà popolare, di una religiosità che ha animato la fede dei nostri padri. Hai detto bene che il professor D'Agostino porta a compimento la sua ricerca storica con questo volume, La cattedra sulla rupe. È un compimento perché già il professore D'Agostino si era dilettato in queste ricerche relative alla storia della nostra diocesi. Credo che sia un'opera fondamentale questa per conoscere la storia di questa diocesi, un intreccio di tante vicende, di tanti fatti, di tanti avvenimenti, e credo che attraverso questo volume si possa arrivare a conoscere un po' meglio la ricchezza di storia di questo nostro popolo. Quest'opera ha come punto, diciamo, terminale il 1954, una data che per noi è storia. Dal 1954 poi comincia l'età contemporanea, diciamo, della nostra storia. Però io consiglio veramente la lettura di questo, di quest'opera, per il suo carattere scientifico, come tu dicevi, ma anche per la chiarezza, scientificità, quindi delle posizioni che l'autore assume, le quali riesce a fare un'analisi dei fatti, degli avvenimenti, e una lettura di questi fatti molto equilibrata, direi saggia. Ecco, lo storico che riesce a considerare degli eventi tutti gli aspetti e a valutarli con oggettività, riuscendo a cogliere i lati positivi, i lati critici, con una lettura che aiuta tutti ad avere una visione vera. Il volume che viene presentato questa sera racconta le vicende della nostra diocesi, che allora si chiamava di Gerace, trattando di Gerace, dal 1480 al 1954. Due date importanti per la diocesi stessa, perché segnano la prima, il 1480, l'introduzione del rito latino al posto di quello greco, l'altra, il 1954, l'anno in cui la sede della cattedra vescovile fu trasferita da Gerace a Locri, dove attualmente si trova. Nel volume sono raccontate le vicende di questi cinque secoli, vicende varie tinte, alcune molto buone, altre meno buone. Ci sono stati infatti momenti di splendore, momenti di veramente preoccupanti per la vita, ma la diocesi ha sempre saputo, con le sue forze, ha sempre saputo risollevarsi anche nei momenti bui, sia quelli provocati dagli uomini che quelli provocati dalla natura, come per esempio quelle provocate dai terremoti che si sono succeduti in questi secoli, in maniera particolare quello del 1783 e quello del 1908. È un'opera che si caratterizza soprattutto per questo. Anzitutto ha una lunga consuetudine con gli archivi e con la ricerca, tant'è che Enzo, mi pregi chiamarlo in questo modo, per un'amicizia almeno di oltre 40 anni fa, lui arriva a questa fatica come sintesi matura di altri lavori e specifici monografici, come sono stati i due volumi precedenti, La Cronotassi e poi Da Locri a Gerace, e per quanto riguarda tanti altri studi che nel frattempo lui ha elaborato e degli studi che da altri ha recepito, che ha ben assimilato. Quindi è una fatica che porta a compimento una trilogia, ma anche dal senso della maturità di uno studioso che, attraverso la conoscenza diretta delle fonti, sono ben sei archivi che lui ha consultato, e di una bibliografia molto selezionata, e soprattutto attraverso questa consuetudine con lo scrivere la storia, l'ha portato a far sì che si tratti di una storia della diocesi veramente significativa, perché è come se si venisse portate mano per mano, secondo i tempi, i personaggi, le situazioni, a vivere
quella realtà. È un pregio non indifferente questo. Io penso che questa opera letteraria, oltre ad essere ricca dei suoi contenuti, sicuramente a livello culturale molto importante, e questa sua ricerca sicuramente deve trovare un'applicazione pratica poi in quelle che sono le nostre iniziative. Penso che per i paesi questo libro può diventare una ricchezza, in quanto può essere applicato questo contenuto ai progetti di rivalutazione dei nostri centri, dei nostri magari piccoli centri, quelli più antichi. Sono ripercorsi quindi quasi 1000 anni di storia, intrecciati con quella che era la realtà sociale, economica dell'area interessata. E sono delineati anche personaggi che hanno fatto la storia di questa diocesi, dai primi vescovi, penso ad esempio a Atanasio Calcheopoulos, che era il visitatore mandato per fare un resoconto sulla realtà dei monasteri italo-greci, e poi Tiberio Muti, vescovo che ha partecipato al Concilio di Trento, i vescovi riformatori come Ottaviano Pasqua. È un libro che va letto, che come ho detto all'inizio rappresenta un punto fondamentale nella storia di questa diocesi, e non solo, dal momento che la storia locale spesso rappresenta anche, come dire, un interessante tassello per una storia di carattere più generale. Quindi io ritengo che sia un importante volume che si colloca all'interno della storiografia dell'ecclesiastica.